Belpietro, Conte ieri sappiamo che ha fatto questa telefonata a Mattarella. Allora, me la racconti la telefonata? Salve Presidente, cosa si sono detti? Immagino che abbia telefonato, no, immagino che Conte abbia spiegato le difficoltà, ma soprattutto abbia detto al Capo dello Stato che superate queste piccole scaramucce, tanto non si potrà votare fino all'autunno per tutta una serie di problemi tecnici. Poi c'è il referendum, no? Poi bisogna aggiustare i collegi, così per farlo capire a casa. Avrà tranquillizzato il Capo dello Stato e dopo l'entrata in vigore della nuova legge che sostanzialmente riduce il numero di parlamentari, addirittura per i partiti che oggi strillano, cioè per Italia Viva, il margine di manovra si ridurrebbe perché ovviamente entrerebbero in Parlamento molti meno parlamentari di quanti ve ne siano oggi. Quindi probabilmente Conte avrà tranquillizzato il Capo dello Stato dicendo: guardi Presidente, superiamo queste poche settimane che ancora ci mettono a rischio e così via, dopodiché il problema è risolto, perché se si va a votare Renzi al massimo si porta in Parlamento 5 o 6 parlamentari e quindi abbiamo finito e risolto il problema. Questo credo che sia lo scenario. Conte, fra l'altro, cioè, è il puntando vero sul fatto Renzi, che in realtà Renzi, non volendo andare a votare, non è Salvini. Esatto.